si è conclusa con un rinvio al 7 febbraio all'Assemblea di Arezzo Fiere Congressi, nel corso della quale è stata esaminata la bozza di contratto che prevede il passaggio della direzione organizzativa di Oro Arezzo e Gold Italy dal 2017 fino al 31 gennaio 2021 a Italian Exhibition Group, nuovo gruppo nato dalla fusione di Fiera di Vicenza e Rimini Fiera. Assenti due degli enti proprietari, il Comune di Arezzo e la Regione Toscana. Pur avendo la maggioranza per deliberare, pur avendo soci che avevano espresso favorevolmente la loro opinione relativamente all'accordo, è stato ritenuto, in particolare dai soci pubblici, più rispettoso dal punto di vista istituzionale, e anche per ovviamente dare a tutti la piena, diciamo, legittimazione a entrare in questo territorio, in particolare ai nuovi interlocutori, attendere quello che sarà il pronunciamento del Consiglio Comunale e il pronunciamento di Regione Toscana. Noi avevamo già previsto 2 anni fa questo tipo di epilogo, c'è stata un'accelerazione perché giustamente, affacciandosi Italian Exhibition Group e quindi anche Rimini, sono disponibili sicuramente a mettere sul piatto quello che forse per voi sembrerà scontato, ma un investitore che mette 10 milioni di euro su Arezzo e la possibilità di fare sempre le fiere in questo territorio, credo che sia un'occasione più unica che rara. Ci sarebbe la fila di antifiera per avere un accordo del genere. Noi questa mattina abbiamo fatto una giunta all'interno della quale abbiamo deliberato il nostro parere favorevole per andare avanti in questo accordo con la fiera di Rimini. Naturalmente interessano 3 cose, che sono la permanenza della fiera all'interno del territorio, il costo degli stand che rimanga nell'ambito di un costo commerciale e ovviamente il numero dei compratori. Riguarda il marchio Oro Arezzo invece? Ma il marchio Oro Arezzo è di proprietà della Camera di Commercio e credo che ancora non lo abbiamo affrontato questo tema, e vediamo, lo avevamo dato in gestione ad Arezzo Fiere, che ovviamente gli aveva fatto incrementare il valore, ma se ci sarà il marchio Oro Arezzo o ci sarà un altro nome, credo che poco conti all'interno di questo contesto. Io ritengo che questa mattina il mondo economico della città abbia fatto la propria parte, perché avevamo praticamente tutte le associazioni di categoria presenti in assemblea, mancavano in realtà i 2 soci pubblici di riferimento, il Comune di Arezzo e Regione Toscana, che erano stati attive durante le trattative, e stamattina ce li ritroviamo assenti in un'assemblea di questa importanza. Viene da dire che probabilmente il mondo delle imprese ha un passo diverso che oggi la politica non comprende, 2 passi diversi per 2 esigenze completamente diverse.